Il Natale talamonese ha alzato il sipario sul mese di manifestazioni che saranno corollario della 33esima edizione dei Presepi delle Contrade. Tra i primi eventi, l'accensione dell'albero in piazza 4 novembre e la consegna delle letterine a Babbo Natale per tutti i bambini, ai quali sono stati proposti anche spettacoli e laboratori creativi. Appuntamenti che hanno coinvolto tanti talamonesi, ma non solo, visto che il Natale del paese della Bassa Valle è ormai entrato nella tradizione per molti visitatori che ora attendono l'apertura delle natività, in programma il 22 dicembre, con il presepe vivente in piazza, che darà il via alle serate di animazione nelle contrade. L'attività che la Proloco di Talamona mette in campo in occasione delle festività natalizie ha preso il via nel 1989 e negli anni è cresciuta e si è consolidata grazie prima di tutto alla grande partecipazione degli abitanti di ogni contrada che di anno in anno rinnovano gli allestimenti dei presepi, creando un percorso suggestivo all'interno del paese che permette di conoscere tanti angoli caratteristici dove sono custodite le originali creazioni delle natività. I presepi di Talamona saranno visitabili dal 23 dicembre fino all'8 gennaio prossimo.